Il mondo è una palla rotonda, leggermente schiacciata ai poli. Ed essendo palla, che fa? Rotola. È chiaro che la terra si muova, non è una novità. L'ha detto qualcuno che tra l'altro deve essere anche ferito in galera. Sì, ma ultimamente sta succedendo un fenomeno strano, molto strano. Si sente che si muove. Si ha proprio come la sensazione che il terreno sia alquanto malfermo. Sì, è un movimento, direi, sismico, continuo, ondulatorio, sussultorio. Ma non andiamo nel difficile. Insomma, si fa fatica a stare in piedi. Manca proprio l'equilibrio. All'inizio credevo fosse un fatto mio, personale. Sono un po' preoccupato. Poi, guardandomi più attentamente in giro, mi sono accorto che la gente non è perfettamente in asse. Sono tutti un po' traballanti. Tutta un'umanità che dondola, sbanda, slitta. Cerca di stare in piedi in qualsiasi modo. Beh, riuscire a mantenersi in equilibrio su un terreno instabile, insicuro, non è cosa facile. Ma dopo un po' ce la si fa. Certo, non si può pretendere che uno, concentrato com'è per stare in piedi, possa occuparsi degli altri, del mondo, insomma, possa pensare. No. Ma a parte questo, la gente non ci fa neanche molto caso. Ma sì, l'uomo si abitua a tutto. Ognuno c'ha il suo travallio. Chi a destra, chi a sinistra. Il centro non c'è più. La gente si incontra per la strada, normale, si saluta. Le solite frasi di circostanza. Come va, signora? E insomma, ci si barcamena. Beata lei che ha il culo basso. Dopo un po' si riesce anche a darsi la mano. Tac, c'è entrata. Vuole un caffè? È già mischiato. Ma sì, basta abituarsi, basta non cercare punti fermi che tanto non ci sono. Dopo un po' diventa tutto come prima. E per forza, l'abitudine è il surrogato della normalità. Gli amori continuano a nascere, teneri e traballanti, anche gli amplessi sono meno faticosi. Basta sintonizzarsi col dondolio e tutto va da sé. La riproduzione della specie è salva. Alcuni poi, non so se più incoscienti o se più spensierati o non so cosa, non si sono proprio accorti di nulla. Stanno benissimo. Per forza, l'ignoranza è il surrogato della felicità.